La diversità spesso sta negli occhi di chi guarda, perché ci si concentra maggiormente su ciò che manca anziché su quello che c'è in più. Perché c'è tanto di più da scoprire, da valorizzare nelle persone che comunemente chiamiamo con la dicitura diversamente abili, a cui noi invece preferiamo in quella speciali. Domani alle 18 in via De Tonsis 7, di fronte alla splendida Santa Maria Nuova, nel cuore storico di Fano, si inaugura Equilibri, una cartoleria speciale per l'appunto, perché nasce da un progetto di inclusione e a lavorarci sono due persone molto speciali, Giovanni Mazza e Francesca Radici. Questa è una cartolibreria dove si vedono dei libri. Anche degli oggetti, vedo le penne. Anche gli oggetti, le colle. Tutto quello che può servire. Tutto si può servire comunque. Però ci sono anche dei giochi, ho visto, quindi un po' tante cose. C'è comunque tante cose che si possono usare, cioè anche prendere. Francesca ed il suo collega Giovanni sono dipendenti a tutti gli effetti. Equilibri è un'azienda a tutto tondo, non è un progetto d'assistenza. E questa startup, una novità in assoluto, è stata possibile realizzarla grazie alla curia e dal vescovo Trasarti, che ha dato i locali in comodato d'uso, e dalla cooperativa Talenti, dove i due giovani talentuosi hanno già prestato opera. Prevede praticamente l'inserimento lavorativo di persone cercando di creare un'attività di vendita, un negozio, quindi con i libri che provengono dalle donazioni che la gente nel corso degli anni ci ha fatto per gli sgombri di case e appartamenti che noi facciamo quotidianamente, insomma. Ma il progetto non è che la parte apicale di un percorso più articolato, dove molte compagini del mondo del volontariato, a sostegno di famiglie e ragazzi, contribuiscono ed hanno contribuito così alla scintilla iniziale. È un progetto che è riuscito, un'esperienza che è riuscita, in quanto i ragazzi hanno davvero dimostrato ognuno di avere le competenze. Quindi alcuni hanno catalogato i libri in maniera informatica, altri l'hanno fatto manualmente, però comunque ognuno ha risposto ha eseguito il compito affidatogli. Vi aspettiamo tutti a domani pomeriggio.